Tommaso Guaria con il numero 18, un altro pronto a subentrare alla panchina, Simone Pepe. Andiamo a vedere proprio i due quintetti, Michele. Sì, Torino in campo con Mayfield, Guaria, Jackson, Skinner, Vengato. La Fortitudo con il classico quintetto Grande, Marco, Carastella, Ambrosin e Alessandro Grande. Gli arbitri dell'incontro sono Gianluca Gagliardi, assistito da Alessio Dionisi e Francesco Pratico. Agrigento, che gioca oggi l'ultima partita in casa della regular season, a caccia di punti per rimanere in griglia playoff. Subito la transizione, la palla va ad Alessandro Grande che scocca la tripla e poi Kevin Marco mette il piede fuori. Parte subito con un ritmo molto alto qui al Pallamoncata. Torino con casacca gialla, Agrigento con la canotta blu. Recupera, palla in attacco con il pressing Agrigento. Una bella presenza di pubblico qui alla Pallamoncata. Il capitano Chiarastella trova Lorenzo Ambrosin. Grande. Francis, lo scarico all'angolo per Alessandro Grande che non riesce nella conclusione. Risponde la formazione di coach Ciani. Interno del pitturato Tommaso Guerilla. Una rua, Mendig, Doneda e Poser. Grande. Nessun canestro in questo avvio, con due squadre che mettono subito intensità in campo. Sì, squadre per certi versi speculari, diciamo che Ciani. Ed eccola la tripla di Lorenzo Ambrosin che apre i giochi del Pallamoncata. Vediamo ora la risposta della formazione maglia gialla. Manfield, Guaria sotto canestro, va a realizzare i primi punti per la squadra piemontese. Vano Chiarastella, Grande, Francis, ancora Ambrosin, da tre punti Francis. Ed eccolo qua il rimbalzista Kevin Marco, è la meglio Guaria, il salernitano. Ina, pallone lungo per Manfield, l'arbitro rimane in campo, poi la risposta da tre punti. Adesso perde palla malamente Agrigento, vediamo che va a inchiodare Jackson e ora Torino è sopra 4-3. Grande, Marfo si gira, il suo tiro non va. Manfield, Guaria, tiro dall'angolo, Lorenzo Ambrosin, Albano Chiarastella completa nel recupero, adesso Ambrosin, Marfo, il rimbalzo in attacco e i primi punti dell'americano, del newyorkese, 5-4 Agrigento. Manfield da tre punti,
non colpisce neanche il ferro. Alessandro Grandi per Albano Chiarastella. Francis va da Ambrosin, Grande lascia sul posto Jackson e va a realizzare da sotto. Grigento avanti 3, ora Schina, ma anche Guariglia. Rumoreggia il pubblico del Palamoncada, ma Ambrosin, la combinazione viene contenuta. Ambrosin, adesso Guariglia alza per Jackson che va a inchiodare i punti del 6-7. C'è spettacolo a Palamoncada in questo avvio di gara. Sì, avvio davvero scoppiettante in una partita che ovviamente riserva tantissime, diciamo, motivi, tantissimi motivi di interesse. 7-6, due schiacciate di Jackson, diciamo squadre molto lunghe, e ovviamente il pubblico si infiamma. Ovviamente le due formazioni possono giocare senza troppa pressione. Michele ha ricordato che Torino deve distribuire le energie perché comunque ha giocato la fase finale di Coppa, è stata eliminata, mentre Agrigento ha avuto più tempo per recuperare. Sì, Agrigento ha avuto più tempo per recuperare, Torino viene dalla semifinale di Coppa Italia. In ogni caso, per Torino comunque la posta in gioco ancora è quella di avvantare quantomeno il terzo posto in classifica, quindi comunque ha sicuramente un obiettivo da questo punto di vista. Ha impattata molto bene Tommaso Guariglia, già protagonista, è un giocatore che è maturato tanto rispetto a quello che avevamo visto ad Agrigento. Sì, è maturato tanto, ha giocato anche una stagione in Serie A a Brescia, due stagioni ad Agrigento comunque positive, tra l'altro proprio con coach Franco Gianni in panchina. Sì, è proprio Franco Gianni, l'ha voluto a Torino, così come Simone Pepe, è stato 3 anni da dirigente, conosciamo le doti balistiche del giocatore pescarese, capace di spaccare le partite, vedremo sicuramente più avanti, ci sarà spazio anche per lui, che proprio ad Agrigento ha conosciuto la Serie 2. Guariglia dalla lunetta, due su due. Ambrosin prova l'uno contro uno, Chiarastella, viene sporcata la linea di passaggio proprio da Simone Pepe. Sbaglia il tiro che è di Marco. Balzo di Jackson, vancato poi ancora Manfield che non colpisce neanche il ferro, parte in velocità di Giorgio Alessandro Grande, trova l'opposizione di Simone Pepe. Vencato, eccolo qua il pescarese con esperienza, mette i punti del 12-12. Cosimo Cozzi, mentre si prepara ad entrare anche Peterson,
Marzo, Costi, fa tutto da solo Costi, c'è a rimorchio il conquistatore di palloni, Kevin Marfo, Agrigento riesce a mantenere il possesso, fa tanto grande, non trova il punti da tre, anche Guariglia va ad appendersi. ...14-12... Costi, Francis, buono il pallo, questa volta gli viene picchiato il pallo. Sì, bella azione di Francis che in post basso è riuscito a vincere l'uno contro uno e a subire fallo, opportunità per lui di completare l'end one. 14 pari, 2 minuti e 36 alla prima sirena, partita davvero godibile. Sì, sì, è una partita che non conosce pause, ritmo molto alto. È ovvio che Torino gioca con i favori del pronostico, quintetto costruito per il salto di categoria. Ancora Piemontesi a trovare il vantaggio. Peterson, palla al canestro, deve giocarla e poi tira Peterson, un tiraccio, si gira su se stesso, difende molto bene Torino. Siamo una delle squadre di Ciani. Siano costruite per difendere molto bene, per togliere tiri e passaggi facili agli avversari. Primo mini allungo di Torino, 18-14, adesso Alessandro Grande, Kevin Marfo si prende il fallo. E sarà una chiave quella di Kevin Marfo, Michele. Sì, ma in questo caso era Francis che sul taglio ha ricevuto e ha subito fallo. Sono due squadre che per certi versi sono simili. Torino è il miglior attacco del girone, ma Agrigento comunque è il terzo miglior attacco. Quindi sono squadre che fanno sicuramente dell'intensità offensiva uno dei punti di forza. Gioco molto corale, per certi versi Cagnardi e Ciani sono molto simili. Ci sono ovviamente dei terminali offensivi di tutto rispetto, però comunque c'è grande coinvolgimento di tutta la squadra. Quindi sicuramente le squadre sono molto simili, sarà una bella partita, molto intensa, e già questo primo quarto insomma ce lo sta facendo vedere. Sì, scusami, mi correggo, dicevo di Francis che può essere la chiave della partita. Sappiamo che Francis ha alternato delle buone prove a delle pause, adesso vedremo se riuscirà a trovare le giocate giuste stasera. Ma il discorso è legato al fatto che è un giocatore che ha poco tiro perimetrale e tende molto ad attaccare il ferro, quindi è chiaro che con difese molto schierate in questo senso ha problemi. Non c'è ombra di dubbio che è l'atletismo il suo grande punto di forza, però è chiaro che se riesci ad attaccare il ferro poco, anche segni poco, tutto lì. Però è comunque un ottimo giocatore, secondo me sta dando tantissimo qui ad Agrigento, è molto amato anche dal pubblico, e quando diciamo fa delle giocate spettacolari veramente viene giù il palamoncada. Sbaglia la tripla Pepe ed è una notizia. Poi Francis per un attimo riesce a soffiare la palla in Guariglia, però poi non riesce a mantenere il pallone in gioco. E si riprende con una rimessa. Pepe. Costi,
18-18, ha perso palla malamente Simone Pepe. È chiaro che un giocatore come Simone Pepe, Michele, può essere tradito, anzi sicuramente, eccolo qua, si rifà subito, però può essere tradito dall'emozione. Uno che ha giocato 3 anni, era dirigente, diciamo, ha esordito in Serie A con la maglia di questa squadra, sicuramente qui tanti ricordi, compresa la nascita del figlio. Ma io onestamente, Domenico, da questo punto di vista ti devo smentire. Penso che lui in queste partite si esalta in maniera clamorosa, come del resto faceva qui ad Agrigento, quindi secondo me lui questa partita a livello emotivo non la sente, anzi forse darà il massimo e già lo ha fatto vedere. Questa è almeno la mia opinione. E anche Guariglia in questo senso, secondo me, diciamo, ha già fatto intravedere che non ha emozioni, quindi stanno giocando la loro partita, come è giusto che sia così. Sì, sì, ma sicuramente dopo la palla a due è ovvio che abbiano lasciato tutto dietro. Tra l'altro Torino è arrivata da Agrigento già ieri, quindi hanno avuto tempo di smaltirla se c'è stata, e io credo che ci sia stata un po' di emozione. Stavolta si prende il fallo Guariglia, con Maier che gli è rovinato addosso. Sì, davvero un peccato non avere tenuto praticamente a 5 secondi dalla prima sirena. Torino è riuscita subito in un attimo comunque a rimettersi avanti con la tripla di Pepe, adesso la possibilità di Guariglia di completare il gioco da 3 punti. Con Guariglia che già è il miglior marcatore di questa partita. Possiamo dire che dopo stasera abbiamo visto ovviamente tutte le big qui al Palamoncada, l'ultima della regular season, e tra poco, Michele, ti farò anche la domanda su confronto tra le altre big, Avanoli, Cremona, Cantù, Milano, hai visto anche Piacenza domenica scorsa e ora Torino. Beh sì, è un girone comunque abbastanza competitivo, il girone verde, diciamo che la Avanoli Cremona è sicuramente tra le favorite, ma c'è anche ovviamente Cantù che per tradizione e per l'obiettivo ovviamente che è quello di ritornare nuovamente nella massima serie, quindi sicuramente sono le squadre più papabili per il salto nella LBA. Torino indubbiamente è partita ad handicap, ricordiamo che ha avuto 3 punti di penalizzazione, poi c'è ovviamente Treviglio che ha costruito comunque un roster davvero di ottimo livello con tantissimi giocatori di Serie A, poi c'è Piacenza che è partita comunque a rallentatore, però abbiamo visto che ha anche giocatori di qualità. Sicuramente è un girone molto competitivo, Agrigento comunque ha dimostrato fino ad ora di stare benissimo nelle zone che contano, il coach Cagnardi ha cementato un gruppo comunque che già si conosce in parte, e quindi sicuramente insomma ne vedremo ancora delle belle. L'obiettivo ovviamente per Agrigento rimane quello di centrare un eventuale sesto posto che darebbe, diciamo, l'accesso matematico alla griglia dei playoff. 11 punti per Tommaso Guariglia. Quattro su 7 da 2. Il Salernitano che è rimasto per tutti e 10 minuti sul parquet e che ora giustamente Franco Ciani fa rifiatare. Il parchetta fly. Agrigento deve fare a meno di Matteo Negri che in settimana ha rimediato una piccola contusione, vediamo se più avanti ci sarà bisogno, il giocatore comunque in panchina.
mentre Coach Ciani fa a meno di De Vico. Sì, adesso c'è stata la tripla sbagliata da Chiara Stella. Torino comunque ha grande a centimetri, fisicità, atletismo, una squadra veramente competitiva. Le rotazioni sono comunque di tutto rispetto e lo ha fatto già vedere, insomma, nei minuti finali del primo quarto. Cioè, il piede fuori. Da parte di Potter. Mentre torna sul parquet Kevin Marfo. Grande. Regala il pallone agli avversari. Mi sale a più 8. Torino, Lorenzo Ambrosini, tallonato a Simone Pepe, Kevin Marfo si va a prendere il canestro facendo valere la sua stazza fisica. L'ultimo tocco è di Schina, anzi è di Alessandro Grande. Ritorna Manfield, esce Pepe, Vencato subisce fallo da Alessandro Grande. Il dirigente deve fare attenzione anche a non innervosirsi. Sì, secondo fallo per Alessandro Grande, che infatti lascia il posto a Francis. Buon momento comunque di Torino, grande pressione difensiva, palle rubate, contropiede, insomma ci sarà da fare attenzione. La tripla di Schina, più 9 Torino. Francis, Peterson, Marfo, tiro piazzato e il canestro di Francis. Poser va ad appendersi per i punti del 31-22. Il dirigente non riesce a trovare la chiave difensiva in questa partita e fatica a trovare tiri in attacco. Sì, grandissima difesa di Torino, che sta cercando soprattutto di chiudere le vie perimetrali, togliere spazio ai tiratori. Il gioco fino ad ora sta riuscendo benissimo alla squadra di coach Franco Ciani, che ha limitato, diciamo, le capacità balistiche di Ambrosin e anche di Alessandro Grande. Adesso Marfo in difficoltà, subisce fallo, si lamenta Marfo. Si lamenta. E ora giustamente anche il pubblico si fa sentire, perché la dirigente ha bisogno dell'apporto della roncata. 31-22. Ancora Poser, che si prende pure il fallo. Con l'applauso polemico del pubblico. Sì, gran canestro comunque di Poser, che comunque sta incidendo sul match. E lì, diciamo, sono la capacità della squadra di coach Ciani di avere ovviamente centimetri a disposizione, vincere i mismatch favorevoli. Fino ad ora sta riuscendo benissimo e giustamente coach Cagnardi chiama time out. 4-9 il parziale in questo secondo periodo, 18-24.
il punteggio nel primo periodo di gioco. Davis Cagnardi deve chiarire il piano gara con Agrigento, che deve sicuramente fare più attenzione in difesa. Sì, ma lì il discorso è legato sicuramente al fatto che Torino sta chiudendo spazio ai tiratori, sta cercando proprio di limitare Grande e Ambrosin, che da questo punto di vista fino ad ora hanno sono stati limitati, e poi chiaramente colpire con i centimetri, i mismatch favorevoli. Cioè, ci sono giocatori che Tafly e Poser possono vincere tanti uno contro uno, e questo sicuramente sta incidendo, insomma. Sì, poi è ovvio che se dai fiducia, Torino gioca in fiducia, è ovvio che poi diventa tutto più difficile. Poser sbaglia il tiro supplementare. Lollo Ambrosini, nella partita di andata è stato tagliato completamente fuori dal gioco. Adesso Ambrosini, la sua tripla, è la seconda tripla della partita di Lorenzo Ambrosini. Rimette a scia Agrigento, 25-33, serve il migliore Ambrosini, protagonista assoluto nelle ultime uscite di Agrigento. Possesso Agrigento. Maffo. Ambrosin, ancora da tre. 28-33. Buona pressa il suo ex compagno. Allora, Vencato perde palla, Vencato la cattura, Marco che la doveva lasciare ad Albano Chiarastella, che si lamenta infatti, e quindi viene chiamato il fallo. E ora che Agrigento ha reagito dopo il time out, grandissima reazione di Agrigento con le due triple di Ambrosini che hanno praticamente dimezzato lo svantaggio in un attimo, e giustamente coach Franco Gianni decide di chiamare time out e rifletterci un po'. Ecco, era quello che dicevamo, Ambrosini si è acceso, Agrigento ha trovato, diciamo, la fiducia dei suoi tiratori e subito ha potuto recuperare. E ci vuole il miglior Ambrosini, anche domenica l'hai visto, è stato il miglior marcatore. Adesso Lollo, come lo chiamano Agrigento, ha toccato 9 punti. Sì, era quello che abbiamo... 3 su 3 dalla lunga distanza. Sì, beh, il giocatore è decisamente in fiducia, sta attraversando un ottimo momento, una partita strepitosa contro Piacenza, 8 su 11 dall'arco, quindi il giocatore è in fiducia. In questo senso ovviamente la sfida con Pepe è apertissima, visto che i due hanno giocato assieme qui per 3 stagioni veramente strepitose, ce le ricordiamo tutte, quindi in questo senso il duello Pepe Ambrosini è aperto. Costi per il capitano Albano Chiarastelli. Francis fa la cosa peggiore, e sbaglia Manfield, poi Jackson da 3 la va a mettere senza pressione Jackson, e queste sono quelle ingenuità di Francis. Ora Costi, chiede di pressare alto Davis Cagnardi,
5:44 prima dell'intervallo lungo. Jackson. Manfield. Sciupa il possesso. Punti da recuperare per chi attacca. Albano Chiarastella. Francis Marfo. Cosfi. Mancato. Provamente il dell'angolo. Mancato. Pepe. Sbaglia Pepe. Chiarastella. Errore di Francis. Poteva fare decisamente meglio. Manfield. Marco. Ambrosin. Francis fa il tap-in di Lollo Ambrosin. Riduce a meno 4 dirigente, adesso Pepe va via in slalom. E si prende anche un fallo. Parziale di 14-12 in questo secondo periodo. Rosin e Guariglia, migliori marcatori con 11 punti a testa. Mancato. Ancora mancato Jackson. E con Kevin Marco non si sbaglia, non si scherza, è fortunato poi quasi lo costi. Ma quanti palloni ha catturato Marfo? Giganteggia nei rimbalzi Kevin Marco. Eh sì, è uno dei migliori rimbalzisti del girone verde, oltre 8 rimbalzi di media. Beh, Agrigento comunque è riuscita a, diciamo, stringere le maglie difensive. Adesso si vede, Torino in questo momento è in difficoltà, non trova spazi in attacco e Agrigento ne approfitta per colpire in contropiede. Già 5 rimbalzi totali per Maffo, 3 in attacco, 2 in difesa. Meno 3 Agrigento, ora attacca Torino. Sesto. Schina. Guariglia. Grande giocata del Salernitano. Ambrosin. Ambrosin! Trova un'altra tripla che mette a meno di un possesso Agrigento. Vengato va a sbattere contro Marco che lo stoppa anche, è fortunato Vengato nel rimbalzo, poi Guariglia
ma ci sono passi. Il vento è rientrata benissimo, adesso è il momento di Alessandro Grande che torna sul parquet. Marco Ambrosin, che giocata di Lollo Ambrosin, 39-38, Agrigento passato di un punto. Ambrosin ha cacciato fuori dal cilindro una tripla spettacolare. Ancora Ambrosin e tira la casa tua. Lollo Ambrosin, il palo a Roncada, tutto in piedi ad applaudire Michele. Che cosa ha fatto Lollo Ambrosin? Incredibile, Ambrosin tantissimo, ha praticamente buttato giù il palo a Moncada, adesso tutto in piedi ad applaudire. Straordinario momento di Lollo, 6 su 6 dall'arco, una cosa incredibile, non si era mai visto niente del genere qui al palo a Moncada. È lui l'americano, è lui l'americano di grigio. Davvero straordinario il movimento, ormai il ricciolo sfruttando praticamente il velo di Marco in uscita dai blocchi, praticamente si prende il tiro, adesso se l'è preso in transizione da una distanza siderale. 6 su 6 da 3 punti, Agrigento più 10 in questo parziale, viene da Jesolo ma gioca da americano. Sì, tra l'altro sappiamo comunque che mi pare che la madre, se non sbaglio, inglese, è di Londra, e quindi comunque da questo punto di vista c'è, diciamo, un po' di anglosassone in lui. Veramente pazzesco, straordinario. Noi all'epoca, quando venne nella prima stagione di Agrigento, l'abbiamo soprannominato The Trigger, il grilletto, e a lui mi ricordo piacque molto questo soprannome, azzeccatissimo. Come l'abbiamo soprannominato? The Trigger, il grilletto. Sta diventando un grillone, un grillone parlante Lollo Ambrosin. Dicevamo, la partita andata lo temeva tanto Franco Gianni, è riuscito a toglierlo dai giochi, questa sera nessuno può riuscirci. Ma il giocatore sicuramente sta attraversando un ottimo momento di forma, in fiducia, e quando è così, sai, diventa veramente complicato marcarlo. Lui sa praticamente che il canestro è una vasca da bagno ed entra la qualsiasi. Ma Kevin Marco che sta tenendo difesa con grande personalità, facendo valere centimetri, ma anche molto lucido. Sto giovane americano, la prima volta lontano dagli Stati Uniti, che si sta facendo valere, cresce di partita in partita. Ora forse il tiro Torino. Guariglia, sempre là, sempre pronto. Ed è l'unico giocatore che non riesce a contenere Agrigento. Sì, Guariglia sta giocando comunque un'ottima partita, sta facendo valere centimetri, comunque devo dire che è migliorato tantissimo nella tecnica, sicuramente l'anno in Serie A gli ha fatto molto bene. Cosimo Costi, manca l'appello Alessandro Grande, che sappiamo mantenersi le sue giocate sempre nella seconda parte di gara. Alessandro Grande sta mancando all'appello, però sappiamo che nella seconda parte di gara lui viene fuori. Sì, beh, diciamo che lui, noi l'abbiamo spesso chiamato il Cobra, proprio perché molto spesso attraversa delle fasi dormienti del match, ma poi sappiamo benissimo che si accende quando ovviamente la partita diventa calda. Giocatore anche lui molto clutch in questo senso, Alessandro Grande, quindi da questo punto di vista dobbiamo stare ovviamente tranquilli. Mentre Pepe in lunetta, ha sentito l'intervista di Davis Cagnardi alla domanda su Grande? Sì, giustamente il giocatore che forse nessuno si aspettava,
molti l'hanno sempre considerato un giocatore buono per la Serie B, ma al di là di tutto penso che lui avesse proprio voglia di dimostrare che non era così. Lo sta praticamente facendo vedere in campo, è tra i migliori realizzatori del girone, praticamente dopo gli americani il miglior realizzatore italiano è Alessandro Grande. Lorenzo Ambrosin, Francis Ambrosin, ancora lui, ancora da tre, sbaglia il primo tiro ed è una notizia. Ora Pepe ha commesso fallo, Pepe, fallo in attacco di Pepe, o è Guariglia ha commesso fallo? No, il fallo forse di Guariglia, non l'ho capito bene. Comunque chiaramente Torino adesso è in difficoltà, non riesce più a trovare spazi e la via del canestro diventa molto difficile, mentre Agrigento è in totale fiducia. Koski non se la sente, tira ancora da tre, poi Ambrosin, Chiarastella, Grande, eccolo qua Chiarastella, Cosimo, Koski, 47 Agrigento, 42 Torino. Ora è Pepe che commette un'infrazione e anche Pepe si lamenta. Sì, adesso è un momento un po' di tensione, giustamente Torino è in forte difficoltà, chiarimento tra l'arbitro e Pepe, grandissima la giocata di Chiarastella che praticamente aveva preso la palla sotto canestro, ha scaricato per Costi e questa è la grande fiducia che Agrigento in questo momento sta vivendo. E Costi l'ha messa dentro. Undici punti per Costi, 2 su 3 dalla lunga distanza. Ancora proteste da parte di Pepe, che potrebbe anche risparmiarsene queste proteste reiterate. Sì, più che altro per evitare di prendersi anche un tecnico. Adesso ultimi 40 secondi prima della pausa lunga, altra tripla di Costi, Cosimo Costi tocca 14 punti, Agrigento dilaga in questo secondo periodo di gioco, 29-18, Schina questa volta commette fallo Costi. Se si prepara a ritornare sul parquet Manfield, va in lunetta Jackson. Inutile nasconderlo, questa partita ha tantissime anche addirittura, una di queste è ovviamente la sfida nella sfida tra due allenatori, il presente e il passato di Agrigento. Sì, il presente e il passato, Franco Ciani ha lasciato un ottimo ricordo, ricordiamo che è anche cittadino onorario di Agrigento, 8 stagioni, praticamente ha condotto la squadra fino praticamente ad un passo dalla promozione in Serie A. Ha lanciato tantissimi giocatori, quindi in questo senso ovviamente noi gli siamo sempre grati. E poi Cagnardi che comunque è ritornata da Agrigento dove aveva fatto comunque benissimo. Non mette la tripla Pepe che viene fischiato dal palamoncata e si va al riposo con Agrigento sopra 51-44, a risentirci tra poco. Dall'ex Franco Ciani spiccano i 15 punti di Guariglia, si riprende a giocare, ricordo anche gli arbitri dell'incontro, Gianluca Gagliardi, Alessio Dionisi e Francesco Pratico. Tommaso Guariglia, palla a canestro, subisce fallo a Lollo Ambrosin, sembra un po' generoso,
il fischio arbitrale. Lo stesso Ambrosin chiede chiarimenti. Manfield a Sandro Grande, Francis, il quintetto tipo per Agrigento con Marfo, Chiarastella, Ambrosin, Francis, Alessandro Grande. Adesso vuole fare tutto da solo Marfo, il gancio non riesce, ma poi piede fuori e rimane l'attacco Agrigento. Che seconda parte di gara ti aspetti, Michele? Ma sicuramente Torino cercherà, diciamo, di reagire al secondo quarto davvero difficile, dopo ovviamente la grande, diciamo, vena realizzativa di Ambrosini, ma Ambrosini che è stato anche ben coadiuvato da Costi, quindi... E il buono è il fallo di Lorenzo Ambrosini, gran bella giocata. Eh sì, Ambrosini praticamente continua sulla scia del secondo quarto, quindi sicuramente la squadra di coach Franco Gianni cercherà di reagire. Però diciamo che per certi versi fino ad ora, insomma, è un po' il replay della partita vista contro Piacenza. Pallonetta quindi Lorenzo Ambrosin. Sbaglia il libero. Mancato Pepe. Pepe, passi per l'abruzzese. Grande. Francis. Passaggio difficile per Marfo. Ambrosin. Marfo! Stoppato da Jackson, ma Alessandro Grande recupera un pallone difficilissimo. Ora Kevin. Francis. Si consultano i due arbitri, vediamo cosa decidono. Che succede, Michele? Non lo so, non saprei dirtelo, forse è un problema con il cronometro che segna ancora 22 secondi, non so. Si riprende con la rimessa. È presa una decisione. Ma penso che Gianni si sia lamentato del cronometro, infatti adesso viene resettato proprio. Quindi si è lamentato con l'arbitro che il cronometro era ancora fermo a 22 secondi e l'arbitro gli ha fischiato il tecnico per proteste. Adesso il cronometro effettivamente viene resettato, era proprio così. E quindi ci sarà un tiro, poi il possesso per la Fortitudo Moncada Energy. Alessandro Grande realizza il primo libero. Ha mancato eccolo qua Alessandro Grande, subisce un colpo
Jackson. Rovina a terra l'americano. Sì, adesso fase diciamo di stasi del match. Si è segnato pochissimo, 3-2 al momento il parziale. 54-46. Possesso ancora per Agrigento. 14 secondi per concludere. Alessandro Grande. C'è il fallo commesso da Simone Pepe. Rimane in attacco Agrigento, quasi un po' confusa la partita con Torino che sembra essersi un po' innervosita. Albano Chiarastella, Lorenzo Ambrosini, Marco, Francis, il tiro di Francis, il rimbalzo di Alessandro Grande. Che va a fare un canestro importante che porta più 10 Agrigento. Vengato, Guariglia, gancio di Guariglia, Grande, Francis, Grande. Albano Chiarastella, il piede di Jackson. Alessandro Grande. Scende il radar. Il play e poi si prende la tripla, eccola qua, la tripla di Alessandro Grande, porta su Agrigento. Pepe, Guariglia, Ambrosin, viene fischiato fallo, colpisce Lollo Ambrosin, che terzo fallo. E che viene richiamato in panca dentro Cosimo Costi. Sì, terzo fallo di Ambrosini, giustamente Coach Cagnardi lo richiama in panchina. Diciamo che per questo quarto probabilmente ne dovrà fare a meno. Rientra comunque Cosimo Costi che ha ben fatto nel secondo quarto. Adesso Torino avanti il Vengato. Pepe si prende la tripla, la spara. La palla però ruota dentro il canestro e poi esce, incredibile. Adesso Guariglia dall'angolo. Sbaglia la tripla Guariglia, riparte Agrigento. E addirittura la tripla provata anche a Guariglia, Alessandro Grande. All'angolo per Costi, il tiro è corto. Manfield. No, uno contro uno Manfield. Francis, Chiarastella, sì. Grande, eccolo qua Kevin Marco. Adesso di fatto anche Davis Cagnardi che si gira verso la panchina per dire avete visto. Guariglia con rabbia da schiacciare. Grande. E
c'è anche il terzo fallo per Kevin Marfo. Sì, terzo fallo anche per Marfo, dentro Peterson. Sicuramente un terzo quarto molto più tattico. È chiaro che adesso la posta in gioco si fa sempre più alta. Torino chiaramente prova a reagire. Stavolta questa volta è Manfield a subire fallo, andare in lunetta con il dirigente che ha inserito il bonus. Facciamo la sospensione. Coach Cagnardi. Sì, sospensione di Coach Cagnardi in un momento sicuramente un po' non brillantissimo. Torino, diciamo, sta cercando soprattutto di attaccare molto il ferro. Molti giocatori adesso sono fuori per falli. Ambrosin con tre, anche Marfo con tre, quindi è chiaro che per questo terzo quarto Coach Cagnardi dovrà, diciamo, giocare altre carte. E Torino sta cercando ovviamente di approfittarne in un terzo quarto sicuramente molto più equilibrato. Siamo praticamente quasi al giro di boa di questa terza frazione. 61-52 il punteggio. Tre uomini in doppia cifra per la Fortitudo. Ambrosine con 22 punti, seguito da Cosimo Costi con 13, Alessandro Grande con 11, mentre per i gialloblu ospiti Tommy Guariglia è il miglior realizzatore con 19 punti. Eh sì, Tommaso Guariglia. Segue Ambrosine che ne ha realizzati 22. Grande Costi, grande Peterson, Francis, che giocata di Francis, e trova l'opposizione di Guariglia. E ora è Francis ad andare lunetta. Buono il primo. Buono anche il secondo. Mantegna. Vencato Pepe. La tripla di Pepe. Rientra Torino. Grande Costi, Francis, forza il tiro Francis, non va, e la Torino prende fiducia. Mantegna batte l'uno contro uno, poi scarica ancora per Pepe, ancora Pepe, fa fuori ancora Francis, ma questa volta sbaglia il tiro. Chiara Stella, grande, niente da fare. Pepe, grande palla Pepe. Adesso Francis uno contro uno, Cosimo Costi,
Peccato, Grigento spreca la transizione. Pepe, Guariglia, passi in partenza di Guariglia, non sanzionati. C'erano passi in partenza. Ma è probabile, insomma, fase comunque molto convulsa di gioco, con continui cambiamenti di fronte da un lato e dall'altro. Torino comunque sta ricucendo lo strappo, praticamente è arrivata a meno 4 dal meno. Ora Peterson. Zitto, zitto, va a trovare tutti. Pepe. Vengato. Fallo di Peterson. Mirandola di cambi sia in sponda Grigento che sponda Torino. Rientra sul parquet Lollo Ambrosini, rientra anche Kevin Marfo, mentre Pepe si prende indicazione da parte di coach Ciani. Jackson realizza il primo. Realizza anche il secondo. Grande. Francis. Salvano Carastella, Lorenzo Ambrosini. Sandro Grande, poi Albano Chiarastella spreca malamente, non l'ha fatto grande. Grandissimo assist per Chiarastella, davvero strepitoso. Peccato che non si sia potuto, diciamo, concretizzare in un canestro. Sì, peccato perché ha fatto una grande giocata. Bravo Lollo, ora Francis. Ambrosini. Francis Marfo, finta e canestro schiacciato. L'americano. Davvero una bella partita per la palla montata. Trazione di palleggio. Grande portapalla per Grigento. Francis esce dai blocchi Lollo Ambrosini. Marfo. Grande Marfo. Chiarastella deve tirare l'argentino, non prendere anche il ferro. Beh, lì buona difesa comunque della squadra avversaria, ha chiuso tutti gli spazi. Diciamo che Agrigento comunque fino ad ora è riuscita a tenere la barra dritta. In un terzo quarto sicuramente molto più tattico rispetto ovviamente a quello che abbiamo visto in precedenza. È anche molto equilibrato, lo dice il parziale di 16-17. Pepe. Poster, Pepe. Il piede di Marfo. Adesso Pepe si becca le proteste del pubblico. Va a scontrarsi contro Lollo Ambrosin,
e viene dato anche fallo, ma io avrei qualche perplessità perché è rimasto a terra Ambrosin. Credo che sia, si sia scontrato con Vencato. Beh, onestamente un'entrata di Vencato molto atipica, praticamente un bulldozer ha cercato di fare canestro, un'entrata un po' maldestra, però diciamo che in questo senso è riuscito comunque ad ottenere un giro in lunetta. Ambrosini ne esce un po' malconcio. Sì, però hanno dato il fallo all'uno. Sì, forse volevano, voleva lo sfondamento, ma ed è il quarto fallo di Ambrosini, Michele. Eh sì, purtroppo è questo sicuramente il problema principale. Ambrosini chiaramente dovrà poi dare tutto nella seconda, nell'ultimo quarto, ma è chiaro che a questo punto insomma viene meno una pedina fondamentale nello scacchiere di Colce Cagnati. Marco si prende il rimbalzo. Francis. Adesso è Cosimo Costi che deve salire in cattedra. Sandro Grande, che giocata di Grande, un po' fortunato. La transizione di Torino. Il rimbalzo e il canestro di Jackson. Va in cielo a catturare la palla Jackson. Francis. La tripla di Francis! Va a quota 70 la formazione biancazzurra. 23 secondi. Torino in attacco, Vencato tira da casa sua. Foster prende palla e viene dato un altro fallo contro Agrigento. E deve fare attenzione su questa situazione Agrigento perché stanno fischiando tutti. Sì, è chiaro che da questo punto di vista Torino prova sicuramente ad attaccare il ferro, soprattutto a lottare poi al rimbalzo sulle seconde palle. È lì dove ovviamente i centimetri può farli valere con Poser, ma abbiamo visto anche l'ottimo lavoro di Ronald Jackson Jr. Quindi in questo senso Torino può essere ovviamente molto pericolosa. Sbaglia Poser il primo libero. Realizza il secondo libero Poser. Francis, mancano gli ultimi secondi alla fine, vediamo se riuscirà a tirare Agrigento. Cosimo, Costi da tre, peccato. La palla va sul ferro e va fuori. 6 punti di vantaggio Agrigento. Si va verso l'ultimo quarto di gara, ma il pubblico si sta divertendo, Michele. Sì, terzo quarto se lo aggiudica Torino nel punteggio 20-19, un terzo quarto comunque equilibrato, sicuramente più tattico, tantissime chiamate arbitrali. Agrigento ovviamente dovrà gestire moltissimo i falli, soprattutto quelli di Ambrosin e anche quelli di Marco, ma è chiaro che adesso Cagnardi comunque dovrà utilizzare tutte le proprie pedine per provare a vincere la contesa.
sul fronte invece giallo-blu abbiamo visto che comunque la squadra di Franco Ciani ha tantissime soluzioni, la panchina comunque è lunga e di qualità, quindi è riuscita a ricucire anche lo strappo da meno 11 fino anche a meno 4. E adesso ovviamente restano gli ultimi 10 minuti tutti da godere, le squadre sono già pronte al rientro. Comincia l'ultimo periodo, questa sfida tra Grigento e Torino. Ricordiamo la classifica, Torino è quarta con 29 punti, Grigento è a pari punti con Piacenza, 22. Sesta in classifica, questa regular season si chiuderà poi domenica prossima quando Agrigento andrà sul campo di Casale e Monferrato, mentre Torino ospita un avversario davvero ostico che è l'Urania Milano. Speso il fallo Torino, va in lunetta Alessandro Grande. Che fa valere le sue doti balistiche, realizzando il primo e sbagliando però il secondo. Ne mette 2 su 3 dalla lunetta Alessandro Grande. Ora Manfield, un americano col doppio passaporto, e gioca per la nazionale iraniana. Poser sbaglia da sotto, Grande, chiara stella, Costi, Marfo, subisce fallo, brutto il fallo di Poster, il colpo che ha dato Poster da dietro, che manda in lunetta Kevin Marfo. Due per l'americano. Pose, Pepe, chiara stella, Grande, chiara stella, Francis, vai al tiro. Senza fallo Francis, Pepe, Manfield liberissimo di tirare, Jackson a prendere in balzo in attacco, ancora Pepe, ancora Manfield, ancora un errore, posa. E poi Jackson
a risolvere. Eh sì, praticamente ben tre rimbalzi offensivi, soprattutto bravissimo Jackson a fare taglia fuori e a poi recuperare il pallone. Diciamo che da questo punto di vista è diventato praticamente un fattore in fase di rimbalzo offensivo. Ora va a spendere fallo Jackson, brutto fallo sul collezionale, sul connazionale Marfo, che torna in lunetta. E sono tanti tre rimbalzi offensivi di seguito, eh? Le seconde palle le hanno prese sempre loro. Eh sì, ma lì è bravissimo Jackson anche contro tre praticamente a tagliarli fuori, quindi poi è riuscito poi a schiacciare. Bravo anche Poser in questo senso, lì è, diciamo, è una forza dei punti di forza della squadra di coach Franco Ciani. È una molla Jackson. Sì, giocatore di grandissimo atletismo, 10 rimbalzi fino ad ora, praticamente in doppia doppia il giocatore americano. 2 su 2 per Marco, Pepe, Jackson da 3. Col telecomando Jackson, 76-69. Albano, chiara stella da 3, non va, poi per poco non va a prendere il rimbalzo grande. Ora Grigento deve mantenere e ce la fa. Vediamo Grande, si ferma da 3. Quando tutti aspettavano il passaggio, Jackson, Banfield, Jackson piazzato nel posto giusto, va a conquistare un altro rimbalzo, un altro secondo palo, un altro punto. Sì, lì diciamo c'è stata un'ingenuità di Marfo secondo me, perché praticamente Jackson aveva tirato la tripla, poi ha ribaltato completamente il fronte d'attacco per la tripla sbagliata da Mayfield e poi praticamente è riuscito a tagliare fuori Marfo. Lì secondo me lo sbaglio è stato di Marfo, che diciamo non ha praticamente fatto body check su Jackson e poi Jackson l'ha risolta. E da questo punto di vista il giocatore sta diventando pericoloso e Torino praticamente può in questo senso, diciamo, riaffacciarsi pericolosamente al match. Adesso chiara stella Alessandro Grande, marcato da Vencato, si prende una tripla impossibile, la sbaglia Alessandro Grande, rimbalzo di Mayfield, riparte Torino. E anche qui hai visto la differenza con Francis, che ha sbagliato la lettura della traiettoria, mentre Jackson è anche molto bravo a leggere le traiettorie e portarsi nel posto giusto. Ora forse c'è un'infrazione di Jackson, poi Pepe, gioco di palla che Pepe riesce a mandare fuori Francis, ma poi sbaglia il tiro. Ora l'accelerazione di Alessandro Grande, deve prendere in mano lui la squadra. Chiara stella, Grande da casa sua, non va. Pepe, Guariglia, Manfield, Vencato, Guariglia, che gancio di Guariglia, che lucidità nel pitturato per Tommaso Guariglia. Ma tu te lo ricordavi così Tommaso Guariglia? No, decisamente no, devo dire che sul piano della tecnica devo dire che è migliorato veramente tanto e sicuramente c'è del lavoro dietro, il giocatore è anche molto più sicuro, cosa che invece nelle stagioni qui ad Agrigento non si intravedeva, quindi da questo punto di vista, del resto è il miglior realizzatore comunque della squadra giallo-blu. Partitone di Guariglia,
che gioca con leadership. Ora Francis, grande Ambrosin, solo sul ferro la tripla di Ambrosin, troppo facile questo tiro per lui. Guariglia gli va a strappare la palla dalle mani, Alessandro Grande. Francis, grande Marfo, gli rovina addosso. Mancato, è stato anche un po' sfortunato qui Francis e Marfo. Sì, davvero un peccato. Marfo praticamente stava andando a schiacciare a canestro, subisce fallo il giocatore americano, gira lunetta per lui. Torino ha già praticamente esaurito il bonus in una partita comunque che sarà tirata fino all'ultimo. Varcato da poco il giro di boa dell'ultimo quarto, 78-73, sprint finale di questo match di recupero della 22esima giornata. Mette a segno il primo tiro libero Kevin Marfo. È migliorato tanto Marco dalla lunetta. Si prende gli applausi del pubblico di casa. Il dirigente tocca quota 80. Schina, Guariglia. È a fallo, viene chiamata Chiarastella. Va il lunetta Guariglia questa volta. Due su due per Guariglia, che è davvero un altro giocatore rispetto a quello che già era un buon giocatore di Grigento, ma adesso è veramente trasformato. 23 punti per Guariglia. Costi deve forzare il tiro. Schina, Chiarastella al rimbalzo, grande Costi, Ambrosin, grande uno contro uno di grande contro Guariglia, scarica per Costi, non sapete tirare, poi errore clamoroso di Costi, non è piantato un tiro, e poi Ambrosin stavolta subisce fallo, questa volta subisce fallo Ambrosin, ma io non sarei così d'accordo, ha dato fallo in attacco, poteva essere il quinto fallo di Ambrosin. Sì, ma secondo me la decisione questa volta è giusta nel caso del fallo fischiato a Mayfield, giustamente adesso chiamata sospensione, però devo dire che comunque la reazione di Agrigento c'è stata, sta cercando sicuramente di mantenere la calma. Torino comunque sta a potenza fisica soprattutto a rimbalzo, quindi adesso bisogna fare veramente l'ultimo sforzo, mantenere la lucidità per portarla a casa. Finale tutto da vivere qui al Palamoncada.
Agrigento a caccia della post-season. Nell'anno del suo ritorno in A2, dopo i due anni forzati di Serie B con l'autoretrocessione dopo la pandemia, Alessandro Grande, Francis, Marfo. Marfo, gli occhi della tigre. Francis si libera per il tiro con l'elastico. 82-75. Tina, Pepe. Ed è il quinto fallo per Lorenzo Ambrosin, che deve lasciare il parquet con 2:42 da giocare. Che manda il lunetta Simone Pepe. Sì, davvero un peccato, praticamente una pedina importantissima negli ultimi 2 minuti e 42 secondi del match. Adesso sarà ovviamente dura. Sul versante opposto comunque c'è Jackson, anche lui gravato di 4 falli. Quindi in questo senso un po' si equilibrano le due cose. Terzo tiro libero per Simone Pepe. Ne realizza 2 su 3 Pepe. Grande, Francis, Costi, ancora Grande, pallonato, Costi, Francis, Grande, trova lo spazio per la tripla, Grande, e va, la tripla di Grande va, la tripla di Grande va, 85-77, 2:10 da giocare. Il gancio di Pepe, rimbalzo di Costi, Grande, 1:58, Costi, c'è Francis all'angolo, Costi non lo vede, e ora Alessandro Grande dà le indicazioni, si prenderà sicuramente il tiro. Il ballo che la stella non tira, può tirare Cosimo Costi, da 3 Cosimo Costi, 88 Agrigento, 77 Torino. Grandissima reazione della Fortitudo con le due triple, davvero incredibile quella di Alessandro Grande in condizioni difficili. Adesso Cosimo Costi, Agrigento ha reagito come doveva reagire, adesso praticamente ha messo il turbo negli ultimi, rimangono adesso praticamente 95 secondi allo scadere, 88-77. Grande la lucidità di Grande, ma di Agrigento, che non ha mai forzato il tiro, e quando sale in cattedra il regista, Agrigento acquisisce anche sicurezza. Cosimo Costi con la responsabilità della tripla che non perdona. 1:35, 88 Agrigento, 77 Torino. Il vecchio Franco Ciani, il nuovo Davis Cagnardi, la pallacanestro di Davis Cagnardi ha sempre impressionato in positivo qui ad Agrigento. C'è un fischio, e va il lunetta, no, va, rimane l'attacco Torino, non c'è, non ci sono liberi. Agrigento non ha ancora esaurito il bonus, bancato, gran bella giocata del giocatore Piemontese, poi
Chiara Stella si tuffa per recuperare questo pallone. Kevin Marfo, Chiara Stella, Francis. Sandro Grande si vuole prendere il tiro, Grande lo fa. Francis, il rimbalzo dell'americano, è la giocata del 90-79, 55 da giocare. Vencato, schina da tre, non prende neanche il ferro. Chiara Stella, Grande, porta palla il regista Alessandro Grande. All'angolo per Francis, il tiro piazzato di Francis, 92-79. Il fortino di casa, il pala non cada. Agrigento lo tiene, 11 secondi da giocare. Vencato per scorrere secondi. E finisce qua, Agrigento la porta a casa. 12 vittorie contro 11 sconfitte per la formazione